Notate qualcosa di strano? Ciao a tutti! Tentativo di riconnessione. Già problemi di connessione abbiamo oggi, eh? Non li voglio problemi di connessione. Allora, notate qualcosa di strano? Che c'è su? Buonasera. C'è un bel sole, eh? Ho scordato gli occhiali. Sono gli occhiali da sole oggi. Ciao Ernesto. Ciao Marco, Gabriella, Giuseppe. Antonio. Antonio, buon pomeriggio. Argomento del giorno. Ciao bella gente. Adele Mongiò. Dario Petrarchi, dai, dopo ti rispondo. Ho tolto l'ombreggiante. Dov'è l'ombretto? Non ho mai usato ombretto. Molti gradi, sto cuocendo. E oggi non tanto, perché i giorni scorsi, perché ieri a Fantieri ha piovuto, un po' di vento da nord, ha abbassato un po' le temperature. Quindi all'ombra siamo scesi un po' così a 24, 25, però i giorni prossimi poi sono previsti 30 di nuovo. Sì, l'ho visto che c'ho la mail. Devo anche vivere, ragazzi, ogni tanto devo anche vivere, non ce la faccio più. Assunta Tricoli, Stefano Di Gioacchino, buonasera. Ho tolto l'ombreggiante. Fabio. Uguale penisola sorrentina. Che bello. Chissà che bello. Ho già preparato l'olmo. Scusate, la zelcovina. C'è il sole alle spalle, quindi spero che non dia mai fastidio. Dov'è? Così, se mi metto così non è... Ecco, così per forza. Ciao Fabio. Ah, ciao Simonetta. Ciao Ernesto. Va bene. Allora, iniziamo. Siamo in, mi dice, 24. Aspetta, una cosa però la devo dire, che sabato siete stati fortissimi. Un grande grazie da parte mia e anche da parte di Simonetta, ovviamente, un grande grazie per sabato. Grandissimi. Bellissimo gruppo, bellissimo gruppo. Ci siamo autoselezionati, secondo me, nel senso del non sei solo, già dall'inizio, dalle prime. C'è il sole alle spalle, mannaggia. Grazie. Allora, si è anche un pochettino ripresa. Ma la poterò, sicuramente la poterò, la poterosi. Spero di non toccare tasti. Così, non si inclina di più, così è meglio. Aio, Vincenzo, Silvio. Adriano, io a tutti. Come brucia sto sole. Allora, cosa abbiamo davanti? Una zelcova acquistata a malconcia. E come potete vedere, però, non è così malconcia, eh? Non è così malconcia. Cerchiamo di dare una potata anche ai rami secchi, che sono difficili da individuare in questo momento, e invece i rametti vivi, una piccola porzione la lasciamo, ok? Quindi
si dà proprio una bella pulita. Forbici da manutenzionare come al solito. E io non faccio mai manutenzione, quasi mai. Me ne frego. Tanto è ferro, mica. Sempre ferro, eh. Quindi cerchiamo di dare una pulita, di togliere tutti i rami secchi. Non ci ho fatto niente in questi giorni, proprio perché così facciamo le cose assieme. Si vede. Mi metto di lato perché altrimenti sottoespone. Il telefono sottoespone. Ok, diciamo che è abbastanza pulito. Questo è lungo. Questo portiamo a due foglie. E lasciamo lo stesso. Due foglie. Poi finirò di dargli una pulita anche dopo il rinvaso. Cosa facciamo? Eliminiamo tutte le foglie. Adesso faccio questo lavoretto, poi vediamo nello specifico, così da potermi spiegare bene e ricollegare alla diretta scorsa. Ok, così tutte le foglie, tutte, e c'è la pianta debole. Adesso vi spiego una cosa sulle piante deboli. Ok, questo ramo comunque è in mezzo a quei due, questi non ci stanno a far niente, e ho dato anche una piccola sistemata. Ok, mi metto un po' all'ombra perché il sole è veramente forte. Oh, sole veramente forte. Vediamo se ci sono, vediamo un po' cosa avete scritto.
Scusate, devo... Ah, ecco. Ok, ci siamo. Saluto tutti quelli che sono collegati nel frattempo. Siete parecchia. Massimo, va bene. Alessandra Remonti. Quando sei nell'ombra non si vede. Mm-hmm. Sì, comunque si è visto, no? Vincenzo Bonsai no Jutsu. Adesso lo spiego. Adesso lo spieghiamo. Allora, Zelkova, che avevo visto in un brico, a 10 euro. Volevo acquistarla per fare una diretta, però ho atteso che sbagliassero nell'irrigazione. Come sempre accade, spesso acquistiamo queste acquistate, questi pseudo bonsai in condizioni pessime. Le condizioni pessime sono quelle dovute alla scarsa irrigazione. Non è una condizione di scarsa concimazione, ad esempio, perché quando loro le ricevono le piante comunque sono concimate. In breve tempo vanno in crisi, idrica, perché i venditori, a meno che non sia un venditore appassionato di piante, ma i venditori in genere le trascurano. E un giorno non c'è tempo, e l'indomani riga velocemente, l'indomani nulla, e quindi vanno in crisi idrica. E quando ho acquistato questa pianta, la pianta era evidentemente, aveva subito una crisi idrica, quindi scarsità di irrigazioni, era stata quindi reirrigata abbondantemente e ha vegetato di nuovo, quindi ha seccato tutte le foglie e stava rivegetando. Al che ho pensato che fosse buona norma chiedere un bello sconto, scontata del 50%, quindi è una cosa che potete fare anche voi. Se vedete queste piante appena arrivano, non le comprate nel momento in cui stanno in forte crisi idrica con tutte le foglie secche, ma vi rendete conto che sono belle verdi, che sono vive, allora potete acquistarle con un bello sconto. E così ho fatto, quindi portata a casa. E i giorni scorsi abbiamo visto come io l'abbia messa in una bacinella d'acqua, l'ho tenuta un'oretta immersa tutta dentro una bacinella d'acqua. Ieri si è presa un bel po' di pioggia, la pianta sta benissimo. Io potrei benissimo coltivarla con questo terriccio, ok? Però visto che ci siamo, facciamo un bel po' di lavori sopra ed è ciò che e dovreste fare voi, quindi avete visto, è una pianta che spesso voi presentate e chiedete che cos'ha. Tante cose, però bisogna fare poche, bisogna farle giuste, irrigazioni, concimazioni. Quando è il momento giusto di irrigare? Il momento giusto di irrigare una Zelkova è quando la sua umidità all'interno del vaso scende a valori non al di sotto del 65%, tra il 60 e il 70%. Al di sotto di quella soglia, d'estate, rischiamo che si brucino radici, si disidratino radici, perché dalle foglie continua a traspirare acqua, dalle radici non riescono più a tirarne a sufficienza, e la pianta cosa fa? E va in protezione, e quindi non è che muoia, muore un qualche radice, di conseguenza secca un bel po' di foglie, anche tutte, va in protezione. Questo tipo di pianta qua può resistere anche a lunghi periodi di siccità, facendo quello che succede d'inverno, perdendo completamente le foglie ma restando viva. Quindi in quella maniera è una protezione, in quella maniera lì non muore, e nel momento in cui arrivano delle piogge poi si riprende vitalità. Questa è una caratteristica delle Zelkova e degli olmi in generale. Lavorano così, funzionano in questa maniera. Quindi io adesso cosa ho fatto? Una pulizia di tutti i rametti secchi. Ho potato tutti i rametti che avevano vegetato. E vi faccio vedere come potete agire in questi casi. Devo dire che questa non è che ha un terriccio per cui non la si possa coltivare. Si può coltivare. Ma un conto è coltivare, un altro conto è far bonsai, perché far bonsai significa anche non solo formare la chioma, ma dare una forma corretta anche alle radici. Quindi c'è stata una persona,
Adele mi pare che mi hai scritto tu e mi hai detto: spiegheresti questa cosa, ma perché si fanno i rinvasi, ma perché si portano le radici, perché bisogna tagliare le radici? Beh, le radici non è che noi dobbiamo tagliarle, noi agiamo sull'apparato radicale nel momento in cui la quantità di aria all'interno diventa talmente bassa che si va a problemi di coltivazione. Quindi sono della stessa famiglia, Zelkova e Olmo, stessa famiglia. Io sinceramente sono un po' ignorante, non ci trovo differenze, li confondo. Zelkova e Olmo li confondo sempre. Arrivano in ritardo. Davide, sei arrivato in ritardo, te la guardi dall'inizio. Quindi non è che le radici si devono tagliare. Il fatto è che dobbiamo cambiare un certo quantitativo di terra, diciamo in questi casi 2/3, ma anche di più della terra conviene sostituirla. E allora cosa facciamo? Potiamo tutta la zolla, la rimpiccioliamo. Nel caso di piante molto importanti, dove si deve mettere in evidenza anche l'apparato radicale primario, come i rami primari della pianta stessa, che sono sempre in evidenza, bisogna anche lavorare di potatura al fine di abbellire il nebari. Ha un nome, si chiama nebari in giapponese, proprio perché ha un nome perché è a vista, come il tachiagari, che sarebbe il colletto, e via dicendo. Ok, quindi tutto ciò che ha vista alla fine ha proprio un nome specifico, che bel nebari, si dice così, perché con le potature lo abbiamo, diciamo così, uniformato al resto della pianta, alla bellezza del tronco, alla bellezza dei rami. In genere tendiamo a lasciare una radice più grossa dove c'è, in corrispondenza del primo ramo. Quindi queste sono tutte tecniche estetiche, tecniche di potatura che portano a un risultato estetico. Oggi ho portato anche un olivastro fuori e anche melograno che avevamo rinvasato, gli ho portato un sacco di chioma, ricordate melograno piccolino? Sì, quindi torniamo a noi, andiamo a vedere adesso il lavoro che c'è da fare sulle radici. Ok, queste sono tutte le foglie, sembrava molto più spoglio vederle tutte insieme, dice ammazza, ho tolto un sacco di foglie. Quando sarà possibile il registro per poterla portare su substrato granulare? Subito, subito, adesso vi faccio vedere immediatamente il lavoro che dovete fare, perché capita, mannaggia, oh. Capita che acquistiate piante in terriccio veramente non idoneo, ma soprattutto non semplice da gestire per un neofita. Ciao Giovanni Liguori, ciao Michele. E quindi vi faccio vedere come si può agire su piante del genere. A furia di lavorarci sta diventando anche carina. Guarda, è già cambiata. Sicuramente la inclinerò. Ok, posiziono il telefono perché... Vediamo come è messo. Cioè, devo dire, come dicevo prima, che ha molta sabbia e drena bene. Per questa varietà non è tanto male. Qui io elimino completamente la terra, tutta. Thank you.
completamente. Si vede, sì. Vado alla ricerca di delle radici più grosse e visto che ci siamo le correggiamo anche. Senza troppa paura. C'è una bacinella con dell'acqua. Ok, faccio dei movimenti su e giù. Quindi osserviamo che c'è qui, ci sono radici che vanno un po' ovunque, però io sto osservando che c'è una sorta di qualcosa su cui si può lavorare per creare un buon apparato radicale. Sicuramente non riuscirò a fare il lavoro tutto oggi, però in futuro andrà tagliato qui, ma non lo faccio oggi. Oppure eliminata questa grossa, si cerca di farle sviluppare più sotto. Questa addirittura. Ok. Ok. Poi c'è un'altra cosa da fare.
cerchiamo anche di dare, di eliminare certi inestetismi. Quindi la pianta la tuffiamo nell'acqua. Avevo un altro secchio. Fori di drenaggio. Ne metto un pezzo unico qua sotto, ok? Adesso vi faccio vedere, tanto ci sono mille modi per fermare una rettina, ok? Questa è la maniera proprio più brutta.
è chiaro? Bardula, bardo topsoil 3-5 mm. Allora, sì, si vede. Vediamo chi c'è. Vediamo un po', sto guardando un po' di... Va bene, guardo dopo. Guardo dopo. Questa è la piantina. Oh, mi piace questo proseguimento. Si vede che ha un po' di movimento. Quindi questa parte qua mi piace e stavo pensando di sistemarla già leggermente inclinata, così. Se la mettessi così sarebbe meglio. Bloccarla di qua. Irrighiamo subito. Ok, abbastanza chiara l'acqua. L'acqua è piuttosto chiara. L'acqua è piuttosto chiara. Il nostro sfagnetto. Ok. Il nostro sfagnetto. Molto bello.
affinché tutto abbia un aspetto ordinato. Rifiniamo anche sul bordo. Così. E voilà. E voilà. Allora, veniamo. Vediamo un po'. Ci sono, non so se ci siano domande. Nel secchio solo acqua. Allora, vediamo un po'. A che serve l'ormone se ha già radici? Cos'è l'ormone? Allora, ormoni radicanti li uso in polvere. La defogliata completamente per il fatto che hai tagliato anche buona parte delle radici. E l'ho defogliata completamente perché voglio che riparta. Diciamo riparta prontamente. In questo momento è spostata il suo equilibrio è spostato dalla chioma alle radici, quindi diciamo che ok. Allora, non sto utilizzando la wifi questi giorni, quindi il telefono si surriscalda ed ha problema di connessione. Adesso dalla prossima, da giovedì, avrò di nuovo wifi. Adesso il compressore, ho raffreddato il telefono col compressore. Adesso si stacca, tanto è piccolino. Ok, non so se avete sentito, il problema è che non sto usando la wifi e quindi il telefono si surriscalda. Vediamo, leggo un po' tutte le domande. Adele Mongio, ma se stringi le radici col filo queste non si strozzano? No, non le ho strozzate, non le ho strette. Finalmente riesco a seguire la diretta, ok, si vede benissimo. Ciao Daniele Tozzi, ciao Ennio. Niente vaso più grande, va bene quello. Adesso va bene quello. Io sto facendo una cosa che dovete fare voi appena acquistate una di queste piante. Io potrei fare mille cose, però sto facendo vedere la cosa più semplice che voi dobbiate fare nel momento in cui acquistate questo tipo di piante qua, una zelkova. Meglio la retina dello sfagno, in questo caso. Vediamo un po' se ci sono altre domande. Ad agosto rinvaso io, radice nuda tutto l'anno, Vincenzo. E dimentichiamoci tutte queste fissette, queste fisime, queste piante qua. Allora, latifoglie dal metabolismo veloce, facciamo il rinvaso tutto l'anno. Sempre radice nuda, sempre come ci pare loro. Se facciamo le cose giuste loro ripartono sempre. Non sono conifere, ragazzi. Non sono conifere. Adele Mongio, si tagliano radici, potete lasciare più spazio al nuovo terriccio? Sì. Sì. E in più per dar loro una forma ordinata, che un giorno poi questa forma verrà messa in evidenza e si potrà apprezzare non solo la forma della chioma, ma anche la forma delle radici. Queste piantine sono fatte tutte da Thalea, ragazzi. Lancerò un post dopo che oggi in ritardo in un giro di vivai post lavoro. Vabbè, buon pomeriggio. Guarderò. Ciao Fabio. Ok. Ok. Ok, ci sono arrivato. Vediamo un po'. Abbiamo perso. Cosa avete perso?
Nel secchio c'è solo acqua. Sui grossi tagli non metto nulla. Niente radicante. Che discorso radicante? Non uso radicante. Ho usato solo bardula. Ho usato fare un rinvaso a radice completamente nuda. E questo è il lavoro che dovete fare, che devono fare i neofiti quando acquistano questo genere di piante. E molto spesso ricevete questo consiglio: comprate la pianta oggi. Che cosa è oggi? Siamo a fine agosto, primo di settembre, non ricordo. Comprate la pianta oggi e in tutti i gruppi viene detto: aspetta la primavera, fai un falso rinvaso. Lo posso dire? Cazzate. Cazzate. Quindi niente falso rinvaso, niente aspettare primavera, c'è caldo, la pianta reagisce immediatamente. Ora io sono sicuro che posso tenerla qua, qui. Questo qui prende anche il sole, eh? Prenderà anche il sole. Penso che la sposterò al posto di questo fico, così. Così. La tengo lì. Il sole fa un determinato giro, quindi prenderà un pochino di sole durante il giorno. Se il fico lo metto così, riparo ancora un po' di più dal sole quando è in questa posizione. Ok, quindi la posizione abbiamo vista, potete metterla in casa, davanti a una finestra dove arriva il sole qualche ora al giorno. Perfetto, non c'è vento, il sole lo potete decidere voi. È una nebulizzata ogni tanto, la pianta riparte benissimo. Perché? Primo, era solo in crisi idrica e quindi ha abbastanza riserve per poter rigermogliare. Secondo, in questo caso abbiamo messo in bardula, le radici ne ha, quindi non ha foglie ma ha radici. Se guardate il video ci sono un bel po' di capillari, ce ne sono tanti, quindi da lì riparte, nel frattempo germoglia e la pianta va benissimo, senza alcun problema. Terzo, messa in bardula pura, quindi anche se per un mese non concimo, la bardula cederà meso, micro e macro elementi adeguati affinché lei possa già subito attingere, quindi si trova in un substrato, in un topsoil, un substrato leggermente naturale, leggermente fertile. Qui mi capiscono gli acquariofili, perché la bardula si tratta di un substrato leggermente fertile. Fatto in questa maniera, in questo momento abbiamo il massimo dei risultati. Anche niente busta, Adele, anche niente busta. Occhio, zero vento, 1-2 orette di sole al giorno. Il resto del tempo deve stare molto, un po' un luogo molto luminoso, zero vento e possibilmente un pochino di umidità elevata, possibilmente, ma non è un grosso problema su questa pianta qua. Ricordo che ha radici, ricordate bene, ha radici, sono state trattate benissimo, perché col bastoncino ho dato giusto 2-3 colpetti così per far entrare bene il terriccio e basta, non ho ammazzato tutto come si usa a fare. Ho visto fare dei rivasi anche dove le radici vengono lasciate tutte avvolte dentro il vaso. Non fatelo mai, perché tutto quel mazzo di radici avvolte dentro il vaso tende a marcire. A marcire. Chi fa quei lavori lo sa bene, cioè non lo sa, e cosa fa? Immediatamente irrora con un fungicida. Ma che senso c'ha? Che senso ha lasciare il mazzo di radici dentro e poi usare anche il fungicida? Questo perché io preferisco tagliarle e non usare fungicida, perché se tu lasci il mazzo di radici dentro, dopo sei costretto a usare il fungicida, perché marcisce tutto. Vediamo Ernesto Marz, sicuramente sei molto interessato, hai preso una bella quantità di bardula, quindi Fabio Marino prima c'è, Stefano, pensabile mettere anche qualche filo ora per... No, niente filo adesso, niente filo, parliamo di quello che deve fare un neofita. Io avrei anche potuto mettere tutto il filo, ma poi la pianta l'avrei messa in busta, in serra,
in questo momento non stiamo a pensare alla forma della chioma, in questo momento stiamo a pensare alla salute della pianta, niente filo. Dopo questo lavoro bisogna mettere in ombra totale per alcuni giorni. Ricordo che in questo periodo le temperature iniziano a calare e l'umidità inizia a salire, piogge e quant'altro. Quindi è giusto il tuo ragionamento, è giusto. Questo è per farvi vedere la condizione peggiore che noi possiamo metterla. Se mettete tutto dentro una busta trasparente e tenete in un posto molto luminoso, avrete una velocità di reazione incredibile. Incredibile, quindi la puoi tenere dentro casa e la pianta, dopo che abbia fatto questo rivaso, la puoi tenere dentro casa e in una posizione molto luminosa dentro una busta trasparente. Quelle per congelare vanno benissimo, chiusa ermetica con un pochino di acqua e lo sfagno, ok? Va a cannone, cioè una settimana devi sbustare a cannone. Enzino è arrivato ora. Ok, grazie, ciao Enzino. Se ho molto vento, certo Adele, se c'è vento devi imbustare, assolutamente, niente vento. Rettusa, Giovanni Mango, defogliato, rinvasato a radici nude 2 settimane fa. Oggi sembra stia germogliando in apice, per i rami primari li ha persi? Se li ha persi eri sbagliato, dovevi metterlo in busta. Dovevi imbustarlo, quindi io vi consiglio di imbustare trasparente, perché è molto veloce la pianta, non stiamo invasando uno Yamadori, un olivastro appena raccolto che ci mette 2 mesi prima di emettere radici eccetera, no, qui abbiamo preso una pianta, un pre bonsai. Ci sono presenti già le radici, la pianta era già in attività, aveva dei germogli che io ho bloccato momentaneamente e quindi è un'altra cosa da quelle che ho detto di solito. Quindi guardiamo caso per caso, momento per momento. In questo momento io la terrò lì e piano piano vedremo i risultati. Sono convinto che in queste condizioni quello riparte tutto. Senza problemi, però a voi consiglio di mettere tutto dentro una busta trasparente e tenerla in un posto molto luminoso. Eccola. Ok, abbastanza riparato. Questi giorni non ci sarà particolare vento a darci fastidio e tutto andrà bene. Vi faccio vedere. Vi ricordate, avevamo messo insieme in vaso il... Cosa persi? Persi, i rami. Hai sbagliato qualcosa. Melograno oggi l'ho potato, ho portato fuori dalla serra, è potato abbondantemente, aveva una grande vegetazione. Come potete vedere, questo germoglio sta dritto. Vedi? Sta dritto. Oggi ho tirato su, vedi le radici? Guarda, è carica di radici, vedi? Andiamo qua. Pianta radicato bene, si vedono. Adesso sta fuori. Eccola qui. Sta fuori. Posso metterla sul banco, sul bancale qua, insieme ad altre. Ok? Insieme ad altre. Daniele Mannini, ti aspetto ad Andorra, mi hanno portato ceppo 10 cm mirto senza radici, posso tentare di imbustare con pomice e poi sfagno? Sì, certo, prova. Poi cosa ho fatto oggi? Ho portato fuori un olivastro fantastico,
questo qui, questo è il mio piedino, e ho provveduto a... Allora, c'è un bel germoglio qui che ho lasciato, sono altri gemme che ho lasciate e ho tolto tutte le foglie. Secco bellissimo, ok? Questo è invece l'olivastro che avevo. Questa è la crescita dell'olivastro che con le stesse modalità ho portato fuori tempo fa. Se avete notato, metto dell'aiuta sullo sfagno, perché nello sfagno sono presenti sotto delle radici. Anche qui c'è un bellissimo sfagno dove ho visto che sono presenti radici. Dove vedo che ci sono radici sullo sfagno, riparo lo sfagno stesso affinché poi possano scendere comunque radici in profondità. Dopo toglierò l'aiuta. Che ore sono? Adesso va meglio il telefono, visto, si è sfreddato. Strano, arriva un momento che è la custodia, comunque ancora non va bene. Poi prendeva il sole, arrivava il sole sul telefono. Ci sono domande, abbiamo visto tutto. Quando concimiamo? Quando concimiamo? Se abbiamo il bidone, facciamo fertirrigazione, grazie Ennio, possiamo fertirrigare da subito, perché quel tipo di soluzione lì non è caustica. Quindi da subito possiamo fertirrigare. Invece, per mettere il concime solido sulla superficie aspettiamo almeno 20 giorni, una ventina di giorni, ok? Invece nel caso del melograno, che abbiamo visto che è già avanti, è bello radicato, posso concimare subito. Va bene. Va bene ragazzi, siamo detti tutto. Vi faccio vedere un po' di crescita. Qui ci sono 5 mm di crescita, molto buono. In più ho visto che, guarda, questa è tutta ad ago, tutta crescita ad ago, e siamo già a 2 cm di crescita. Molto buono, molto buono. Giovedì non ho idea di cosa possiamo fare, mi inventerò qualcosa, sicuramente viene fuori qualche argomento interessante. Va bene, per oggi vi saluto, buona serata, buon mercoledì, ci vediamo giovedì, un bacio, grazie, ciao, ciao a tutti.